Prima, con rispetto al Chari, abbiamo perso due giocatori importanti come Lazar e Maresca. Mi dispiace tanto, ma noi quando scendiamo in campo sappiamo che dobbiamo fare il massimo per vincere. Dopo, e l'arbitro è un uomo e può sbagliare, no? Sappiamo che noi dobbiamo fare il nostro lavoro e l'arbitro farà il suo. E dopo un punto, sì, veramente un punto importante contro una squadra molto forte come il Cesena, abbiamo giocato tutto 90 minuti con un uomo in meno. E dopo è stata l'espulsione di Maresca mancando 2 minuti. Veramente un punto importante contro una squadra che sicuramente può lottare tranquillamente pure stare là sopra, no? No, veramente si hanno integrato bene il gruppo, e per quello che dicono loro pure ci hanno trovato bene, no? E dopo è questione di lavorare, loro sicuramente devono lavorare, Maresca sicuramente è un giocatore d'esperienza che, no, che ha vissuto tutti i momenti, no, del calcio, è veramente un giocatore importante, pure Lazar, no, che viene da una squadra importante come il Varese. È un giocatore importante. Purtroppo, come ti ho detto, adesso il sabato scorso contro il Cesena sono stati squalificati e allora ci perdiamo questa partita. Ma ci sono altri ragazzi pure che possono fare molto bene. Fabrizio? Vado, Rosso. Sì. Munoz, rispetto all'anno scorso che abbiamo visto maturato, cosa è cambiato in te? Per esempio l'anno scorso spesso eri troppo impulsivo ad attaccare le punte, invece quest'anno ti vediamo temporeggiare, controllare meglio la situazione. Sei un leader della difesa, possiamo dirlo tranquillamente. Cosa è cambiato in te? No, sicuramente ogni anno che passa sicuramente la maturazione è diversa, no? Quando sono arrivato qua a 19 anni sicuramente commettevo degli errori che piano piano dopo uno va imparando, no? Con tutte le cose che ti dicono il mister, con l'aiuto dei compagni, del mister e tutto quello, è normale che la maturazione uno si fa più veloce, no? Velocemente. Ma io penso che quest'anno pure la fiducia al mister, no? Quella fiducia che mi ha dato prima il mister Gattuso, dopo adesso il mister Iachini, veramente mi hanno dato la fiducia che un giocatore ha bisogno per giocare e avere un po' continuità, no? Quello per me è molto importante. Valerio? Sì, sabato sto facendo domenica, sabato ci sarà come avversario Maggia. Può essere uno stimolo in più per alcuni di voi, anche magari visto le parole del presidente che continua sempre a stuzzicare il suo ex allenatore, oppure è una partita importante come tutte le altre? No, sono tutte le partite importanti, no? Sicuramente che loro hanno un mister che sicuramente è stato nel Palermo, uno stimolo in più, no? Loro pure, qualche giocatore ha parlato che vengono qua a vincere, veramente noi ci arrabbia queste cose, no? Perché prima si devono giocare le partite e dopo si deve parlare, ma purtroppo il calcio è così, noi dobbiamo fare la nostra partita, sapere che affrontiamo una grande squadra che sta facendo molto bene. Ma noi sappiamo che abbiamo pure una squadra molto buona e dobbiamo fare lo possibile per vincere questa partita, poi è molto importante. Abbiamo due in casa e dobbiamo fare 6 punti. No, è giusto, io con Mancia non ho giocato quasi mai, no? Sei, no, no, sei, io veramente lui è un bravissimo allenatore, non posso giudicarlo. Sicuramente nel suo momento ha fatto le sue scelte, io non ho giocato mai con lui, ma sicuramente vedeva un altro giocatore meglio di me, no? In quel senso non posso dire niente, lui è un grandissimo allenatore e lo sta dimostrando. Danilo? Io penso che pure per il lavoro del mister, no? Il mister è uno che lavora tanto sulla parte difensiva e nel minimo particolare, no? Lui vuole che la difesa sia perfetta. E penso che per il lavoro, no? Per tutti gli allenamenti, quel lavoro che facciamo sicuramente si vede dopo una partita, no? In commettere meno errori e dargli meno possibilità pure agli altri per fare gol, no? E incurare, come dice lui, incurare il particolare
di tutti i attaccanti, no? Sapere se è destro o sinistro, tante cose veramente. Lui sicuramente, il mister è molto bravo, una falsa difensiva e lo fa vedere.